delle persone che appunto hanno... Abbiamo messo a disposizione delle regioni complessivamente 800 milioni per utilizzare fondi del PNRR. Si tratta di opere che debbono essere collaudate entro il giugno del 2026. Voglio anche dirvi che non sempre è un problema di risorse, ecco, non deve diventare un alibi. C'è nella manutenzione straordinaria e c'è nella progettazione di opere una presenza significativa di risorse in giro che però non vengono messe a terra, non vengono pienamente utilizzate. Domani incontrerò il segretario generale dell'autorità di bacino per capire assieme come possiamo semplificare le procedure e pianificare. Il disegno di legge andrà prestissimo in Consiglio dei Ministri, quindi ci occuperemo di offrire un solo modello per la ricostruzione dopo le calamità e al tempo stesso stiamo lavorando col Dipartimento per un provvedimento di legge che punti ad una seria prevenzione strutturale. Oggi tutti si occupano di prevenzione, il risultato è che non se ne occupa nessuno. Il governo farà tutto quello che sarà possibile e necessario fare, dopodiché speriamo che anche in Italia arrivi la cultura dell'assicurazione, speriamo, ma quello è un discorso futuro sul quale dobbiamo prima o poi aprire un confronto, perché nel bilancio, nella struttura di bilancio che abbiamo all'esame del Parlamento, un articolo prevede anche l'ipotesi per le aziende di poter stipulare una polizza assicurativa. Se io ho uno stabilimento e so di essere in un territorio a 100, a 200 metri da un fiume che per 4 volte è andato fuori l'argine, io mi assicuro per mettermi in garanzia. Naturalmente questo non significa il disimpegno dello Stato, ma se lo Stato incontra anche l'apertura del cittadino possiamo facilitare una seria opera di ricostruzione.